cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con le parole di Franco Locatelli, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al Messaggero. Ha detto Locatelli: sono fiducioso per la campagna vaccinale, l'obiettivo è effettuare 140.000 vaccini al giorno entro la fine dell'estate, il 70% degli italiani sarà sottoposto a vaccino, ma fino a quel momento c'è bisogno di prudenza e di rispetto delle regole. Su un ritorno alla normalità pre-pandemica, Locatelli ha detto probabilmente settembre, ma non tanto prima, il tutto dipende dalla disponibilità dei vaccini, dalla messa a punto della macchina organizzativa, ma soprattutto anche da quella che è la disponibilità del singolo cittadino a decidere se vaccinarsi o meno. Bollettino Covid, la Protezione Civile ha diramato quelli che sono gli ultimi aggiornamenti relativi alla giornata del 27 di dicembre. Si certificano 8.913 nuovi positivi, cui si aggiungono 298 morti e 7.798 guariti. Il numero di tamponi processati è stato però più basso degli ultimi giorni, solo 59.879 test elaborati, per un tasso di positività in aumento del 2,1%, attestandosi al 14,9%. Stabile il tasso delle terapie intensive, mentre si segnalano 259 ricoveri in ospedale. La regione che ha fatto segnare il maggior numero di incremento di positivi è stato il Veneto, con 3.337 positivi nelle ultime 24 ore. Anche in Campania è stato diramato il bollettino dall'unità di crisi, che nella giornata del 27 di dicembre ha fatto segnare 310 nuovi positivi, di cui solo 7 sintomatici, a fronte di 3.382 tamponi processati. Qui il tasso di positività è di poco superiore al 9,1%. Per l'esattezza, il numero di guariti è di 790 persone, cui si aggiungono però 8 deceduti, di cui 3 nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto nella giornata di ieri. Per quanto concerne invece il report di posti letto a disposizione della Regione, su 656 posti di terapia intensiva ne sono occupati 95, mentre invece su 3.160 posti di degenza ordinaria tra posti pubblici e privati messi a disposizione dalla Regione ne sono occupati 1.440. Nel 2020, a causa del Covid, con un crollo importante dei consumi pari al 10,8, si è stimata la chiusura definitiva di oltre 390.000 imprese del commercio non alimentare e dei servizi, a fronte di 85.000 nuove aperture. Dunque la riduzione di questi settori è di 305.000 imprese, con una diminuzione dell'11,3%. Questa è la valutazione di Confcommercio, che ha elaborato i dati di Movimprese Union Camere. Secondo quanto si legge nel bollettino, delle 240.000 imprese sparite dal mercato a causa della pandemia, 225.000 si perdono per un eccesso di mortalità e 15.000 per un deficit di natalità, una riduzione importante del tessuto produttivo, che si riduce del 13,8% rispetto al 2019. Tra i settori più colpiti, in particolar modo abbigliamento e calzature, meno 17%, ambulanti meno 11,8% e distributore di carburanti meno 10,1%. Nei servizi di mercato le maggiori perdite le hanno registrate le agenzie di viaggio, con meno 21,7%, bar e ristoranti con meno 14,4% e trasporti con meno 14,2%. C'è poi tutta la filiera del tempo libero, che fa registrare un crollo, con la sparizione addirittura di un'impresa su tre. Alla perdita di queste imprese, conclude la nota, va poi aggiunta anche quella dei lavoratori autonomi, cioè coloro che sono titolari di partita IVA senza alcun tipo di organizzazione societaria. Secondo quanto stimato, c'è la chiusura di circa 200.000 professionisti, tra ordinistici e non ordinistici, che operano nelle varie attività professionali. Nell'euforia del Vaccine Day si è chiusa la prima fase di zona rossa di Natale, che è iniziata il 24
di dicembre e da oggi per l'Italia ci sono 3 giorni di zona arancione fino alla vigilia di Capodanno, con negozi aperti e spostamenti possibili all'interno del proprio comune senza bisogno di autocertificazione. Sono aumentati però su tutto il territorio nazionale controlli e sanzioni, oltre 64.000 le persone controllate nella sola giornata di Santo Stefano per far rispettare quelle che sono le normative in tema di coronavirus. Di queste persone 969 sono state sanzionate per aver violato appunto queste normative e 8 per aver infranto la quarantena in casa. Sono state invece 11.594 le verifiche sulle attività e gli esercizi commerciali che hanno portato alla chiusura di 5 negozi e sanzioni per 30 titolari. Anche a Santo Stefano ci sono stati molti controlli, ha detto il vice ministro dell'Interno Matteo Mauri. È fondamentale comunque il rispetto delle regole e abbiamo riscontrato comunque che i cittadini si sono comportati nel modo corretto. Questo è il modo migliore per garantire la sicurezza e scongiurare quella che è una terza ondata. Ora, ha detto Mauri, siamo concentrati sulla giornata di Capodanno. Sarà fondamentale mantenere le stesse precauzioni degli ultimi giorni. Ci spostiamo a Napoli perché i carabinieri locali hanno elevato 52 sanzioni in città dallo scorso 24 dicembre per il mancato rispetto delle norme anticontagio. I 52 cittadini colpiti dal provvedimento degli agenti sono stati beccati o per non aver rispettato il coprifuoco delle ore 22 o perché non indossavano il dispositivo di protezione individuale. Ci spostiamo a Cercola perché 2 coniugi, entrambi con precedenti penali, sono stati denunciati per ricettazione dalla Guardia di Finanza di Napoli dopo essere stati sorpresi in possesso di 177.000 euro in contanti. I 2, che erano anche inseriti in un giro di contrabbando di sigarette da svariate migliaia di euro, figuravano come disoccupati e percepivano anche il reddito di cittadinanza. Durante quelli che erano ordinari servizi di controllo, i finanzieri di Nola hanno fermato e perquisito il veicolo su cui viaggiavano i 2, rinvenendo circa 2 kg di sigarette di contrabbando, nonché una borsa contenente 47.000 euro in contanti. Le conseguenti perquisizioni domiciliari hanno permesso di scoprire ulteriori 130.000 euro nascosti in cassetti o armadi tra i capi di abbigliamento, e da successivi approfondimenti condotti in collaborazione con l'INPS è emerso che i 2 soggetti erano percettori del reddito di cittadinanza e, risultando nullatenenti, avevano anche già percepito 8.000 euro. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rilasciato alcune dichiarazioni su quella che è stata la giornata di apertura della campagna vaccinale in tutto il paese. Ha detto il primo cittadino: spero che il vaccino rompa questo assedio della pandemia, c'è molta strada da fare, ma questo è sicuramente un buon inizio per ritornare ad una quotidianità più serena. Avverto però il sospetto che molte persone vadano a vedere il vaccino come un problema e non come soluzione. Ogni farmaco ha le proprie controindicazioni, ha detto Mastella, ma è peggio ammalarsi per aver rifiutato le cure. Per convincere chi ha dubbi, ha concluso il primo cittadino, serve la testimonianza di chi ricopre determinate cariche. Quando sarà possibile io mi vaccinerò proprio per questa testimonianza e perché ho cura delle persone che frequento. Ci spostiamo a Caserta, l'ASL ha diramato il bollettino relativo ai contagi da coronavirus. Nella giornata del 27 dicembre solo 24 nuovi positivi, con nessun deceduto e 75 guariti. In discesa però sia il numero di tamponi effettuati, solo 275 nelle ultime 24 ore, sia il tasso di positività, che si è fermato all'8,7%. La città, tra tutti i 104 comuni della provincia che fa segnare il maggior numero di attuali positivi, è Aversa con 403, seguita da Marcianise con 315 e da Maddaloni con 276. Chiudiamo con il calcio. Il 2020 sportivo del Napoli si è concluso. Gli azzurri torneranno in campo per la prima sfida del 2021 il 3 gennaio a Cagliari contro i padroni di casa sardi. Gattuso potrebbe recuperare Koulibaly per la panchina, mentre è ancora in dubbio Victor Osimhen, l'attaccante ex Lille, migliora le proprie condizioni ma potrebbe non essere rischiato e fatto scendere in campo direttamente nella sfida dell'Epifania il 6 contro lo Spezia. Diversa la situazione di Dries Mertens, con il belga che salterà
le prime tre partite della stagione, l'obiettivo partenopeo è quello di farlo rientrare per la sfida del 13 di gennaio contro l'Empoli. Intanto i presidenti di Napoli e Juventus, Aurelio De Laurentiis ed Andrea Agnelli, si sono incontrati presso l'hotel Four Seasons di Firenze per confrontarsi non solo sulla questione dei diritti televisivi ed il calciomercato con il polacco Milik che interessa ai bianconeri, ma anche per decidere una possibile data sulla sfida dell'Allianz Stadium che, ricordiamo, secondo quanto deciso dal Collegio di Garanzia del CONI, dovrà essere rigiocata. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora nel pomeriggio, c'è il flash delle ore 18 da parte mia. Grazie per averci seguito e arrivederci.